Sapevi che gli umani non sapevano riconoscere il colore blu fino all'era moderna? Gli studiosi hanno osservato che la parola blu non appare mai nei testi antichi nonostante si avessero parole come nero, bianco, rosso e verde. È tutto piuttosto sconcertante. Se non siamo in grado di descrivere con precisione il colore, come possiamo essere sicuri di vederlo effettivamente? Forse la natura ispira la tua prossima indicazione per un vestito e cerchi ovunque la precisa sfumatura di blu. Una volta trovata, il tuo campione viene fuori proprio come hai immaginato. Successo! Quindi impacchetti il vestito e lo spedisci alla produzione sperando che duplichino ogni dettaglio. Allora aspetti ancora e ancora. Perché quando finalmente trovi il colore giusto, vuoi mantenerlo così. Ma a volte le cose si perdono nella traduzione o le parole possono non bastare. Non c'è margine per l'errore. Quando vai a fare shopping, la scelta dei prodotti è influenzata dal colore. Ma quando i colori sono spenti, potresti optare per qualcosa di completamente diverso, anche se domani potresti non essere soddisfatto. E come designer, le errate istruzioni sui colori possono risultare in una confezione di fabbrica piena di abiti della tonalità sbagliata di blu. Ecco perché innumerevoli marchi fanno affidamento sulla regola aurea degli standard Pantone per la coerenza dei colori sin dall'inizio. In Pantone diamo ai marchi, sia grandi che piccoli, gli strumenti per trovare, creare e produrre il colore perfetto, ogni volta, attraverso la moda, la stampa, il packaging e gli abiti. Quindi puoi concentrarti su ciò che ti ispira. Condividere il tuo lavoro con il mondo.